Gloria a te, Gesù. Ti benediciamo, Dio. Glorifichiamo il tuo santo nome. Oh Dio, onora quest'ora con la tua presenza. Nel nome di Gesù te lo preghiamo, che è benedetto in eterno. Nostro principio nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Amen. Cantiamo un cantico d'apertura? Cantico 104. Rivolgiamoci alla parola di Dio e leggiamo nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo, dal verso 7. E nel pregare non usate soverchie dicerie come fanno i pagani, i quali pensano d'essere esauditi per la moltitudine delle loro parole. Non li rassomigliate dunque, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in cielo come è fatta, anche in terra come è fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in sempiterno. Amen. Perché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro celeste perdonerà i vostri falli. Il Padre nostro è una delle preghiere più ripetute nel mondo, in compagnia di altre certamente non bibliche,
Ma noi ci domandiamo come mai allora nelle chiese, nostre chiese, il Padre nostro non è mai espresso, e non è che è una cosa a caso. Quando il Signore ci ha salvato e ci ha portato nella libertà dell'Evangelo, abbiamo imparato che la preghiera, più che qualcosa di ripetitivo, è una esperienza individuale che volta per volta facciamo ogni volta che ci accostiamo al Signore. La preghiera è la voce dell'anima, e l'animo umano in tutti i suoi aspetti si trova dinanzi, come abbiamo sentito, a circostanze diverse, e risponde a quelle circostanze rivolgendosi a Dio. D'altra parte siamo concordi per un fatto, che non usiamo il Padre nostro nella nostra preghiera comunitaria perché né Gesù né la Chiesa apostolica lo ha mai ripetuto. In tutto il Nuovo Testamento non c'è nessun ordine al riguardo. E quindi perché Gesù dice pregate così? Cioè dice questo è il modello di preghiera. La vostra attitudine verso Dio sia un'attitudine che corrisponde a questo modello e non a una forma ripetitiva. Noi abbiamo imparato che la preghiera è spontanea, abbiamo imparato che la preghiera esprime i sentimenti del cuore, e qualcosa di imparato a memoria molto spesso diventa solo meccanico e nient'altro. Ora consideriamo brevemente le parole del nostro testo insegnato da Gesù ai suoi discepoli, soprattutto per scoprire quale deve essere il sentimento che dobbiamo avere nella preghiera. È importante. È importante perché da questo Padre nostro, così chiamato, la preghiera che Gesù ha detto ai suoi che doveva essere il modello, c'è un qualcosa che è molto importante, perché tanto più noi ci accostiamo a Dio, tanto più continuiamo ad adorarlo, tanto più continuiamo a esprimergli i nostri sentimenti, e tanto più scopriamo la nostra debolezza, la nostra fragilità, la nostra indegnità. Ora Gesù inizia dicendo rivolgetevi a Dio e chiamatelo Padre nostro. Israele sapeva che Dio era il Padre, ma nell'Antico Testamento pochissime volte è ricordato che Dio è Padre di Israele. Tant'è vero che Israele aveva completamente dimenticato questo aspetto paterno di Dio. Dio era onnipotente, Dio era glorioso per loro, Dio era il loro rifugio, ma non c'era tra loro e Dio Padre questo rapporto di figliolanza. E Gesù viene e dice ricordatevi che Dio è Padre, e quando lo invocate, invocatelo come Padre. È solo un figlio che può rivolgersi al Padre. E quindi il primo passo della preghiera viene a dirci che un figlio che prega e si rivolge al Padre, e quindi esprime prima di tutto la fede della nostra parentela con Dio. Dio non è lontano. Gesù è venuto e ci ha detto che Dio è Padre e che noi siamo suoi figli per grazia mediante l'opera di Gesù. Quindi il nostro rapporto con Dio è un rapporto di intimità, è un rapporto di parentela, è un rapporto di libertà, ma prima ancora è un rapporto d'amore. I nostri padri, secondo la carne, ce ne sono stati più amorevoli e meno amorevoli. Ma un vero padre è tanto pieno d'amore che ha cura per i suoi figli. Ed è importante ricordare questa faccenda paterna,
perché la faccenda paterna di Dio viene a ricordarci un aspetto che noi non conosciamo. Qualcuno ha parlato dell'aspetto materno di Dio e non è sbagliato. Dio è perfetto. Ora, nella famiglia generalmente il padre è più severo della madre. No, non è così. È così. Anche quando però il padre sembra severo, è un padre sempre pieno d'amore. La madre bacia, la madre abbraccia, la madre accarezza, il padre generalmente, almeno io parlo dei nostri genitori, non parlo da adesso perché non ci capisco più niente, ma il padre generalmente sembra più freddo. Io avevo un padre dall'aspetto, chi l'ha conosciuto, molto severo, ma mio padre era veramente amabile e buono. E quando il Signore l'ha richiamato a sé, io ho avuto il mio più grande amico che ho perduto, perché con mio padre c'è stato un rapporto, soprattutto dopo la mia conversione, di profonda comunione, non solo nella famiglia ma nel Signore. Dio è padre. E allora tanto ci ricorda la preghiera che noi siamo figli, e questo è importante. Non solo siamo figli, ma la seconda frase dice: Padre nostro che sei nei cieli. Ed è un figlio che si sente lontano da casa. I cieli stanno lassù, dice qualcuno. Ora Dio sembra che sia lontano, ma non è lontano, perché l'amore non conosce distanze. E il figlio lontano da casa spera di poter presto rivedere la sua famiglia, i suoi cari. Padre nostro che sei nei cieli. Quindi se noi siamo figli di Dio, la nostra attesa, il nostro desiderio, la nostra eredità sono i cieli. Ed è bello, Padre nostro che sei nei cieli, non nel cielo, ma nei cieli. Cioè non si riferisce al cielo che noi vediamo, che è l'atmosfera, e neanche alla stratosfera. Neanche dove arrivano quelli che vanno nello spazio. I cieli sono qualcosa di più. È il trono di Dio, è il luogo dove Dio abita, un luogo di meravigliosa grandezza e di bellezza infinita, che però il figlio sa che è l'eredità che il padre gli ha lasciato. Noi non siamo per questa terra, noi non siamo per questa terra, perché se fossimo per questa terra ci rimarremmo. E perfino quelli che dicono che ci rimangono, io non l'ho mai visti rimanerci. Sottoterra sì, ma sulla terra non rimangono. Siamo nati per la gloria. Dio ha preparato per noi qualcosa che è eterno, perché Dio è Padre. E ci sentiamo un po' come figli lontani da casa. Quando un figlio è lontano da casa, generalmente però ha rapporti col padre. Anticamente, fino a poco tempo fa, c'erano le lettere. Adesso le lettere non servono più, poi è venuto il telefono, adesso sono venuti i telefonini, e generalmente tu puoi vivere in qualsiasi parte del mondo, puoi fare un certo numero e parlare con le persone care. È uno sconvolgimento delle regole che noi abbiamo conosciuto tutta la vita. Le distanze si sono accorciate, talché oggi tu puoi parlare con qualcuno all'estremità del mondo come se stesse presente. È così? Ma non è una novità per noi, perché noi possiamo direttamente parlare col nostro Dio, il Padre nostro celeste, già lo sapevamo, Lui sta in cielo, noi siamo qui, ma basta che noi apriamo le nostre labbra e col cuore ci rivolgiamo a Lui, Lui risponde, ci ascolta.
Quindi i telefonini non sono una grande scoperta. Spiritualmente l'avevamo scoperto molto tempo prima. Dio è con noi, ecco io sono con voi in ogni tempo, fino alla fine del mondo. Sia santificato il tuo nome. Prima è un figlio, ho detto. Adesso però, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Non è più un figlio soltanto, ma è un adoratore che prega il suo Dio. Vedete come già c'è quest'altro aspetto della fede nella preghiera. Dio è Padre, ma poi io sono soltanto uno che lo adora, perché Egli è Dio benedetto in eterno. E allora ecco la lode, l'abbiamo cantato, la lode che si deve dare al Signore. La lode che si deve dare col cuore, non con le labbra, perché non chi mi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. La lode. È molto importante. Credo che noi lodiamo poco il Signore, o lo lodiamo soltanto in certe circostanze della nostra vita. Se si parla che è avvenuto un miracolo o una guarigione, lodiamo il Signore, se no stiamo in silenzio. Quanto siamo sciocchi. Ma tu lo sai che sei un miracolo che cammina, o no? Il fatto che siamo qui stamane non è un miracolo di Dio, non è la sua grazia, vogliamo ringraziarlo? La lode del Signore deve essere nel nostro cuore e sulle nostre labbra sempre. Un figlio, un adoratore. Poi, venga il tuo regno. E qui la distanza è ancora più grande. Tu non sei solo padre, non sei solo Dio che io adoro, ma tu sei il re. E io appartengo al tuo regno. Ho visto il tuo regno, sono entrato nel tuo regno ed ora sono suddito del tuo regno. Il regno di Dio non è qualcosa di lontano. Prima di tutto perché il regno di Dio è dentro di voi, dice Gesù. Ma poi proprio perché siamo entrati a far parte del regno di Dio. Ecco perché le leggi del regno di Dio, perfette come tutte le cose perfette che Dio fa, che sono perfette, è la nostra legge. Rispettiamo le leggi degli uomini, Dio sia lodato per le leggi degli uomini, ma c'è una legge superiore, che è la legge del regno di Dio, e questa legge del regno di Dio è stabilita nella giustizia più assoluta e perfetta, è la nostra legge. Venga il tuo regno. Abbiamo detto che il cristiano è un figlio lontano da casa, e mentre è lontano da casa fa dei calcoli, vede la povertà ed anche le limitazioni delle leggi umane, per quanto belle possano essere, tant'è vero che ogni anno si aggiungono leggi a leggi. Sembra che ci siano in Italia oltre 150.000 leggi, ma la legge di Dio è perfetta. E allora la legge di Dio è quella del suo regno, e noi come sudditi del suo regno siamo tranquilli sapendo che già quelle leggi sono applicabili a noi. Prima di tutto la legge del perdono di Dio. Meraviglioso, no? Credo che tutti noi siamo coscienti delle nostre limitazioni e dei nostri errori. Coscienti anche delle nostre infedeltà, eh? Ma se noi siamo infedeli, Dio rimane sempre fedele. La legge di Dio è una legge così perfetta perché non solo è una legge che appunto è disponibile per noi, ma sono leggi che Dio applica per il suo immenso amore e la sua benignità.
il perdono dei peccati. Noi qualche volta ce ne dimentichiamo, ma Dio in Cristo ha compiuto un'opera grande, ha perdonato i nostri peccati, li ha cancellati per sempre, non se ne ricorda più. Non solo quello, la legge del fatto che Dio viene a dimorare nella nostra vita, Cristo in noi, speranza della gloria. E allora siamo contenti di essere sudditi di questo regno, o no? Siamo la colonia di Dio sulla terra e aspettiamo che presto Egli venga, perché quello che noi abbiamo già ricevuto appaia nella sua più completa grandezza e importanza, e quel regno di Dio che noi abbiamo accettato e di cui facciamo parte possa rivelarsi nell'eternità, nella sua meravigliosa e immensa bellezza. La tua volontà sia fatta in terra come è fatta in cielo. Abbiamo visto che uno è un figlio lontano da casa, è un adoratore, è un suddito che invoca il suo sovrano. Scendiamo ancora, perché mentre preghi, più ti accosti a Dio e più scopri la tua indegnità. Sto parlando a te, ma parla a me. Ognuno di noi, quando si accosta a Dio, più si accosta a Dio e più scopre la propria indegnità e la propria pochezza. Perché l'errore nostro qual è? Facciamo il confronto con i peccatori, usiamo un termine che adesso non si usa più, con i peccatori. E naturalmente quando noi ci mettiamo a confronto con loro ci sentiamo veramente delle persone eccezionali. Ma se poi ci spostiamo e andiamo dinanzi a Dio e scopriamo quello che Lui è, lentamente, lentamente scopriamo che le nostre giustizie sono come dei panni sporchi dinanzi alla sua presenza, uso un termine biblico. E allora, la tua volontà sia fatta in terra come è fatta in cielo, è in realtà un servo, uno schiavo che desidera ubbidire al suo padrone, figlio, lo ripeto, adoratore, suddito, schiavo. E qui è importante, io mi accosto a te, Signore, perché sono limitato, la mia volontà è una volontà che non ha nessuna ragione d'essere rispetto alla tua volontà. Signore, io vengo a te e ubbidisco alla tua parola, e come diceva il fratello poc'anzi, tutte le cose coprono al bene per quelli che amano Dio, e noi non sappiamo il perché delle cose. Ci sono tanti eventi della nostra vita che noi non ci spieghiamo e i nostri perché rimangono senza risposta qui, ma la fede ci fa dire, nonostante che non li comprendiamo, sappiamo che Dio agisce bene verso di me, perché Dio ha un piano e un programma. Noi vediamo soltanto pochi metri dal naso, forse pochi centimetri dal naso, e beati quelli che hanno il naso lungo, ma in ogni modo è sempre poco rispetto all'eternità. Mentre Dio conosce la fine dal principio, i suoi metodi, i suoi programmi, la sua sapienza, il suo modo d'agire è infinito. E allora lo schiavo dice del padrone, mi vuol far questo, ma ha impedito quest'altro, non capisco, ma lui è il mio padrone e io sono il suo servo. La tua volontà sia fatta in cielo, in terra come è fatta in cielo. Come è fatta in cielo, cioè sia una volontà che è applicata con la perfezione del cielo. In cielo non c'è imperfezione. Signore, aiutaci a rimetterci alla tua volontà sempre. E poi scenda ancora. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, il nostro pane necessario. Allora ripeto, è un figlio, è un adoratore,
è un suddito, è uno schiavo, ma scende ancora. È un mendicante affamato che ha bisogno di ricevere da Dio il pane per oggi, quello che è necessario. Signore, aiutaci a non lamentarci mai delle cose che non sono necessarie e ce le dai per oggi. Perché dacci oggi? Perché oggi viviamo, domani non lo sappiamo. Allora, non è che questa è una spinta per farci dire io non metto da parte nulla, spendo tutto perché tanto per oggi, poi chissà domani Dio provvederà. Non è così, perché il cristiano è abbastanza saggio, non è avaro però, perché l'avaro è uno sciocco, trattiene, non spende quello che può fare per fare del bene, si priva delle cose necessarie perché ama il danaro, è amante del danaro. E la maggior parte degli avari muoiono senza aver goduto nulla nella vita e lasciano il danaro ad altri che poi in pochissimo tempo li dissolvono e li disperdono. Ma il credente, che è uno che si rivolge a Dio per ogni cosa, quotidianamente. Credo che tutti noi preghiamo al mattino, vero? Ringraziamo il Signore della giornata che ci ha dato e abbiamo detto: Signore, guidaci Tu, è così? Aiutaci Tu, provvedi Tu per noi. E giorno per giorno Egli provvede per te e per me, tutto il tempo della nostra vita sulla terra, perché poi quando saremo lassù continuerà a provvedere per l'eternità. Ma scende ancora colui che prega, un figlio, un adoratore, un suddito, uno schiavo, un mendicante. Rimettici i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Un peccatore che chiede misericordia. È importante, eh? Peccatore. Sono certi cristiani che fanno il confronto col mondo, il termine peccatore per loro non lo usano mai, ma la Scrittura dice che noi siamo peccatori salvati per grazia. Rimettici i nostri debiti, il sangue di Gesù, il figliolo di Dio, ci purifica dai nostri peccati. Se diciamo che non abbiamo peccato, facciamo Dio bugiardo e la verità non è in noi. E non sono io che lo dico, lo dice la parola. Signore, io mi sono accostato a te con fede, ti sentivo tanto vicino, ma più mi accosto a te, più vedo le mie debolezze. Sono solo un peccatore che ha bisogno di misericordia. E la misericordia che io ti chiedo è perché io uso misericordia e perdono verso quelli che mi hanno offeso. Cioè non c'è spazio per i rancori. Non c'è assolutamente spazio per i dolorosi ricordi. Perdonatevi gli uni gli altri come Dio va perdonato in Cristo. Quando siamo andati al Signore, il Signore ci ha perdonato e i nostri peccati sono stati cancellati. E Dio dice: ecco, io i tuoi peccati non me ne ricordo più. Per quanto è lontano il Levante dal Ponente, così io ho dimenticato per sempre i tuoi peccati. E voi perdonatevi gli uni gli altri come Dio ha perdonato in Cristo. Signore, aiutaci. Aiutaci, Signore. Quanto a voi state in pace con tutti e cercate la pace e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. E uno degli aspetti della santificazione è questa liberazione dai rancori. Io appartengo al Signore, non c'ho rancori, perché Dio m'ha perdonato, io perdono.
Ma questo peccatore che chiede misericordia ancora prega. E prega, non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. È un peccatore che ha paura ancora d'essere in pericolo. Perché chi è nella preghiera che non riconosce che stando sulla terra nessuno di noi è al sicuro? Ecco perché quando qualche cristiano muore non dobbiamo disperarci, perché finalmente è al sicuro. Finché siamo sulla terra non siamo mai al sicuro. E proprio perché non siamo al sicuro, Signore, aiutaci a evitare la tentazione. Liberaci dal maligno. Signore, sii accanto a noi. Signore, aiutaci per evitare questo scontro terribile nel quale qualche volta siamo degli sconfitti. Signore, aiutaci. E vedete come appunto c'è questa gradualità. Ma allora la preghiera finisce poi male? No. Alcuni manoscritti portano la chiusura che io ho letto, poiché a te appartengono il regno e la potenza e la gloria in eterno. E secondo me è importante questo, perché dopo che io ho pregato e dopo che mi sono accostato a Dio, ho scoperto chi sono, voglio però considerare una cosa, che la mia certezza è Dio Padre, per mezzo del suo figliuolo Gesù Cristo, per l'aiuto dello Spirito Santo. A te appartengono, perché tu sei il sovrano, quindi tu regni. Molto spesso si dice, Dio regna ancora, ma certo che regna ancora, Dio regna sempre. La gente non lo sa, ma Dio regna. Noi lo sappiamo perché già regna sul nostro cuore. Questa è l'unica soluzione. A te appartengono il regno. Allora, Signore, io sono il tuo suddito, ti appartengo. Per fede io ho visto e sono entrato nel tuo regno e il tuo regno alberga dentro di me per la presenza dello Spirito Santo. Cristo in noi, speranza della gloria. La potenza. Signore, io sto tranquillo, perché io sono debole, ma tu sei onnipotente. Ora, la conclusione è importante, questa certezza. E la gloria, cioè, io aspetto ancora, Signore, che tu solo sia onorato perché hai preparato la gloria per me. Io mi umilio, ma ti ringrazio perché tu sei pieno di gloria in eterno, perché attendo quanto non viene mai meno. E infine, Signore, io dico il mio amen. È così, così sia. Perché, Signore, nonostante che io sono un debole, pure so che sono un tuo figlio, e tu sei mio padre, e io sto tranquillo, perché tu sei tutto per me. Dio ci aiuti ad avere questa fiducia, fiducia nella parola di Dio, perché stamattina ho letto un passo che io vi voglio leggere, perché si trova nel libro più chiacchierato della scrittura, l'Ecclesiaste, Coelet, dove Salomone non fa altro che esprimersi e finalmente scopre quello che noi abbiamo scoperto senza scrivere tanto. Abbiamo scoperto che tutto il mondo è vanità e l'unica cosa è seguire il Signore, ma c'è questo verso che il Signore mi ha dato stamattina. Io ho riconosciuto che tutto quello che Dio fa è per sempre. Gloria al Signore. L'ha fatto per te? Niente c'è da aggiungervi, niente da togliervi. E Dio fa così
perché gli uomini lo temano. Al Signore sia la gloria. D'ora. Nel tuo infinito ora l'amore del Padre, la grazia del Signor Gesù, la comunione e le benedizioni dello Spirito Santo siano con tutti noi, da ora in eterno. Amen.